There are stories of men which would take a lifetime to tell. And then there are stories about the extraordinary things that men build, which sometimes last much longer than a lifetime and are destined to last forever if the passion of future generation keeps them alive. This is a tale of two men whose names are part of automotive history and the car which brought them together briefly in 1973. It was specially built for one of them at the end of production, and for the craftsman who worked upon it, the end of a chapter. For the two men in our story, it was the beginning of another. One was a mechanic who that day, back in 1973, would start on the road to becoming a legendary test driver. The other was the privileged heir to an Italian automotive dynasty, about to embark upon his first motoring adventure. Now the same men who built it are giving it a new lease of life, and it's time for our two protagonists to re-enter the story. One has been called upon to do what he first did four decades ago, whilst the other hasn't seen the car which was built for him in almost as long. Era una bellissima mattina di settembre del 1973 e mi sono trovato in quel momento a collaudare la prima Miura della mia vita. Ed erano le 10:10 di mattina quando l'uomo di servizio alla portineria in quel tempo spinse il bottone e la sbarra si aprì davanti da me e avevo l'autorizzazione a uscire con la Miura per provarla. Era la Miura che era destinata, che apparteneva al signor Innocenti Gianfranco, che era in quei tempi il costruttore e il proprietario della firma dell'Autobianchi Innocenti. Sono nato in mezzo alle automobili, per cui era fisiologico che dovessi avere la passione per le auto. La Miura è sempre stato il sogno della mia vita, fin da quando uscì nel 67, se non sbaglio, no? Fu presentata a Torino, avevo 15 anni. E pensavo fra me e me, ma chissà se un giorno potrò mai, quando me la potrò permettere o quando anche mio padre me la dovesse regalare, sicuramente sarà uscita di produzione. E me lo ricordo vestito di nero, era così, con questo vestito nero molto, molto, lui era molto distaccato e molto meticoloso. Miura SV. Nera, sempre, con interno bianco. Col tappo, il bocchettone del tappo esterno, con alcune piccole modifiche. Aveva le cornici cromate invece che nere, perché pensavo che stessero meglio sul nero. E la particolarità era forse l'interno bianco latte, che non è un bianco crema o bianco panna, era proprio bianco latte. Era un giovane e mi ricordo che è venuto con una bellissima ragazza, fra l'altro. Fece un'estate a Saint-Tropez, agosto, io e un mio amico, e mi ricordo il particolare che riuscimmo a montarci in quattro, noi due e due ragazze. Quindi già si stava scomodi in due, figuriamoci in quattro. Per cui, insomma, avere la mia ora a 20 anni, a quell'epoca, come so si può dire, facevo il figo. Si può dire. La fabbrica Lamborghini si trova a Sant'Agata Bolognese, che è un paese che fa proprio confine tra la provincia di Modena e Bologna. Infatti, è proprio la zona di confine tra il dialetto tipico bolognese e il dialetto modenese, che è la lingua, diciamo, nostra da queste parti ed è la lingua dei costruttori di automobili, diciamo, no? È la terra dei motori. Che poi ogni volta che la lasciavo alla Lamborghini tornava che era veramente messa a punto perfettamente, era come un violino. E solo loro sapevano fare questo lavoro. Oggi un valore di una Miura è esorbitante. Mio padre mi disse, guarda, se ti vendi la motocicletta, che era allora un Kawasaki due tempi, 750, ho già avuto il 500, tre cilindri due tempi, poi dopo il 750, ti regalo la macchina che vuoi. E io ovviamente la vendetti subito. Sono entrato alla Lamborghini senza sapere che cosa fosse una macchina, un motore o una vettura sportiva. Non avevo la minima idea, dopo le scuole, di quello che avrei
potuto o dovuto fare nella mia vita. I primi giorni ero completamente impazzito, credo di aver fatto in una settimana tipo qualche migliaio di chilometri. Già la sera stessa facevo il giro di mare, avrò fatto credo 200 chilometri la sera a Milano, in città. Tappo bocchettone senza griglia, motore potenziato, grazie alla lucidatura dei condotti. Torno indietro ai 40 anni. Stupendo. Io ho continuato a lavorare dentro Lamborghini per 45 anni e ancora oggi, insomma, sono un collaboratore della Lamborghini. Bah, innanzitutto a quell'epoca mi piaceva cambiarle spesso le macchine, non pensavo, nessuno si aspettava che oggi la Miura sarebbe valsa quello che vale, ovviamente, altrimenti me la sarei tenuta. Materialmente non possiedo nessuna Lamborghini, ma dal punto di vista emotivo e di passione credo di possederle tutte.
Valentino, va piano!